effetti anche sull'economia del Paese. In questa ottica si muove anche l'articolo 6, che modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede... Dovrebbe concludere. Sì, allora salto velocemente. È già fuori di una trentina di secondi, perciò. Sì. Faccio solo riferimento all'altra ipotesi, come ho citato anche prima, sul falso in bilancio, però mi riporto sostanzialmente alla relazione, signor Presidente, che tanto consegno al... È autorizzato. La ringrazio. Adesso ha facoltà di intervenire la relatrice di minoranza, Santelli. Prego. No, chiedo scusa, ho sbagliato io. Prima Colletti, poi Santelli. Se vuole, sì. Va bene, allora prima Santelli. Grazie Presidente, grazie collega. Colleghi, signora Presidente della Commissione, signor Vice Ministro, credo che lo stesso iter di questo disegno di legge che oggi stiamo esaminando in quest'Aula la dica abbastanza lunga sulla peculiarità dello stesso. Questo disegno di legge arriva in Senato, presentato dall'attuale Presidente del Senato, Piero Grasso, viene incardinato in Commissione Giustizia, dove se ne discute a sprazzi, ma si discute di questo disegno di legge molto sulla stampa e soprattutto diciamo che recepisce in grande parte quelle che sono state le richieste fatte da tutta una serie di magistrati noti, di noti articolisti e giornalisti su quello che è il, fra virgolette, fenomeno della corruzione e su come combatterlo. Poi accade qualcosa di particolare, e cioè una inchiesta che scuote il Paese, era la cosiddetta inchiesta a Roma Capitale, e la peculiarità di quella inchiesta è che per la prima volta ad un fenomeno corruttivo veniva agganciata la ipotesi accusatoria del 416 bis, quindi apertamente una delle procure italiane sposava la tesi fatta propria dei molti magistrati per cui corruzione e associazione di tipo mafioso camminavano insieme, e il governo immediatamente varò il proprio disegno di legge, credo parlando di emergenza. Il Presidente del Consiglio, il Premier, immediatamente convocò il Consiglio dei Ministri parlando inizialmente di decreto legge, poi qualche forza politica della sua stessa maggioranza gli ricordò che tutto sommato i decreti legge in materia penale era più opportuno evitarli, e quindi si passò ad un disegno di legge semplicemente, ma quello che veniva rivendicato era finalmente si risolveva il problema in Italia della corruzione. Come? Perché venivano aumentate le pene. I titoli di allora, del credo 14 dicembre, erano Mafia Capitale, Renzi vara DDL anticorruzione, pene più alte, prescrizione più lunga. E poi annunciava con molto vigore che il Parlamento si affrettasse a decidere oppure il Premier avrebbe messo la fiducia immediatamente su questo provvedimento. Il Senato ha fatto a quel punto in fretta, anche perché i tempi erano scanditi non tanto dai tempi parlamentari quanto da un orologio su Sky che segnava le ore e i giorni che il Senato impiegava ad esaminare questo DDL. Lunedì poi è arrivato alla Camera. Io non so il relatore di maggioranza cosa intenda per un approfondito dibattito in commissione. Per quanto mi riguarda, l'approfondito dibattito in commissione non è ascoltare degli esperti, ma è dibattere di politica e assumere delle scelte. Abbiamo ascoltato molti esperti. Lunedì a mezzogiorno è scaduto il termine degli emendamenti.
oggi siamo qui in aula a discutere già il testo, ovviamente senza discutere assolutamente nulla, ma prendendo a scatola chiusa ciò che è stato già fatto. E vado al punto essenziale, quello che mi preoccupa. Mi preoccupa che questo disegno di legge è un passo profondamente, io continuo a chiamarlo disegno di legge perché è partito dal Senato, questa proposta è un passo indietro pesante del Parlamento e della politica rispetto all'aggressione alla corruzione. Qui non ci sono forze politiche che combattono la corruzione e forze politiche che non la combattono. Ci si distingue su quali siano gli strumenti. La scorsa legislatura il governo Berlusconi varò un disegno di legge che per la prima volta si preoccupò di una grande opera di prevenzione alla corruzione. E il dottor Cantone ha dato atto della commissione alla propria audizione, c'è qui il presidente Brunetta, allora ministro della funzione pubblica, che era l'autore di quella parte, che l'Italia ha oggi il codice forse più all'avanguardia in tutte le legislazioni europee e occidentali. Per la prima volta quindi la politica si assumeva il compito di combattere essa stessa la corruzione. Come si combatte? Si combatte con la sburocratizzazione, si combatte con scelte pesanti sugli appalti, unificare le stazioni appaltanti, cioè evitare e stanare i posti dove si annida la corruzione. Non si combatte delegando il tutto alla magistratura. Cosa che con molta facilità anche questo testo fa. È facile aumentare lì qualche pena, aumentiamo di 2 anni, aumentiamo di 6 mesi, addirittura si ritoccano delle pene che sono state aumentate nel 2012, delle misure interdittive sono state aumentate nel 2012. Non abbiamo avuto neanche il tempo di esaminare qual è il risultato. Ma già ci precipitiamo ad aumentarle. È più facile, è più veloce. Io ci sono 3 termini di cui ho paura. Il termine fenomeno, il termine emergenza, e in questo caso si riparla di fenomeno e si riparla di emergenza. E il termine supplenza, e ci sono tutti e 3. C'è fenomeno, c'è emergenza e c'è supplenza. C'è di nuovo il fenomeno corruzione, c'è di nuovo un'emergenza corruzione che è dal 92 che continuamente ripetiamo e di nuovo c'è la supplenza della magistratura a cui affidiamo non si sa che cosa. Concludo e dico una cosa che veramente è determinante. Noi qui stiamo dicendo che violando veramente qualsiasi principio giuridico che la corruzione equivale e ha bisogno... di norme speciali come quelle previste per i fenomeni associativi. Signor relatore, la norma sulla collaborazione non è una norma preventiva, è una norma di premialità, è una norma prevista per le associazioni criminali ed è esclusivamente rivolta a rompere il sodalizio che è ovviamente alla base delle associazioni criminali. La corruzione è semplicemente uno dei tanti reati previsti dal codice della legge italiana che è a concorso necessario. Questo è un disegno di legge palesemente incostituzionale. Incostituzionale. Questo è il paese... Magari se ci fosse un altro tipo di pubblico ministero andrebbe bene. Che avesse la propria responsabilità sulle scelte, mi andrebbe bene perché se ne assumerebbe la responsabilità politica come accade altrove, ma questa non è l'Italia, l'abbiamo già sperimentate altre cose, ricordiamoci che questo è il paese in cui anche le misure cautelari sono state utilizzate spesso per chiamate in corretà o altro. Mi spaventa ogni qualvolta si parla di leggi speciali, mi chiedo perché c'entrano le leggi speciali e le associazioni criminali con un particolare tipo di reato. Nulla. Concludo, e poi avremo modo tanto di parlarne nei singoli emendamenti, con l'altra incostituzionalità palese, che è quella relativa al falso in bilancio.
e alle norme sul falso in bilancio. Qualcuno dovrà illustrarci come è possibile che venga scritta una norma penale in bianco. Perché una norma penale in bianco? Perché fatti materiali rilevanti non significa niente. D'altronde mi chiedo quali potrebbero essere i fatti immateriali previsti da un bilancio di una società. I fatti immateriali, cosa significa fatti rilevanti, come si legano con il canone della tenuità del fatto, lasciare al giudice, quindi all'interprete, una norma, l'interpretazione e la definizione di una norma è incostituzionale per la legge italiana. Grazie. L'ultima cosa, Presidente, se consente, noi aggiungeremo sicuramente alcuni emendamenti che possano combattere la corruzione, ma saranno esclusivamente emendamenti di tipo preventivo. Grazie. La ringrazio. Adesso il relatore di minoranza, Andrea Colletti, prego. Grazie Presidente. Per analizzare questo provvedimento dobbiamo partire ormai da lontano, da più di 2 anni fa. Infatti questo provvedimento è il frutto di una proposta di legge presentata a marzo 2013, oggi siamo a maggio 2013, 2 anni e 2 mesi, dal senatore Grasso, oggi Presidente del Senato, nonché da altre proposte di legge presentate da giugno 2013 dal Movimento 5 Stelle, sia qui alla Camera che al Senato. Perché però si è arrivati solo oggi, a maggio 2015, alla discussione qui alla Camera? Semplicemente perché la maggioranza e il Governo hanno sempre voluto bloccare fino adesso la discussione della legge in Senato. E ci ricordiamo a giugno 2014,